Esatto. rifaccio il mio monologo. Allora, mi confermi che riesci a vedere la manina? Io la vedo. Mi Ok, clicco anche da perfetto. YouTube. Perfetto, allora iniziamo. Allora, come diceva Angelo, io sono Jack Sant'Agostino, mi piace scherzosamente definirmi un cacciatore di colli di bottiglia, perché è quello che mi piace fare nel mondo della tecnologia, ma un po' più nel concreto sono un consulente freelance, specialmente faccio architettura web e la parte front-end. Sono molto appassionato della parte di tooling e developer experience, che da qui nasce proprio tutta la parte di colli di bottiglia, di varie cose che possono essere facilmente o non troppo facilmente sistemate, ma che possono far esplodere e rilasciare il potenziale di un team. Nel tempo libero mi occupo comunque di tante altre cose legate alla tecnologia, che è una delle mie grandi passioni. Registro due podcast, che dopo posso farvi avere il link. Ho un canale YouTube in cui ogni tanto pubblico qualcosa, negli ultimi mesi poco, però ho iniziato da fare tutte le domeniche di live streaming. Tipo nelle ultime settimane abbiamo fatto dei cluster Kubernetes con 5 dollari, adesso riuscivamo a farli girare. Ho creato Milano.dev, sono organizzatore di RackJS Milano e sono appassionato di fotografia. Ok, andiamo avanti su perché siamo qui oggi. Oggi si parla di test e voglio partire proprio dal perché io faccio testing perché ho dedicato del tempo e dell'attenzione a questa particolare branchia del software, perché non mi piace trovarmi in delle situazioni del genere, in cui ci sono cose che sembra che funzionino, tipo in questo caso, se voglio accendere il proiettore funzionerà benissimo, ma la volta che qualcuno per caso andrà ad accendere il ventilatore succederanno cose molto, molto, molto brutte. Quindi non lo faccio semplicemente come test di una roba singola, perché comunque, anche mentre fai una feature o qualunque cosa, un test manuale lo fai sempre, e il problema è che non è detto che quando fai una cosa la fai col test manuale e questo funziona, che questo continua ad essere in futuro. Quindi uno dei motivi principali perché io faccio testing è perché voglio essere sicuro che non si rompa qualcosa senza che io me ne accorgo, perché questo è proprio una delle grandi ragioni per cui ci sono problemi all'interno di un progetto software. Poi, nello specifico, fare testing mi dà confidenza di che il codice che ho scritto funziona, che rispetta le esigenze di business che sono state definite e che continua a passare nonostante io posso fare modifiche varie al mio codice. Quindi è proprio un qualcosa che continua a dirmi: guarda, funziona, io posso fare tutte le factoring che voglio, posso cambiare completamente la mia implementazione e se continua a passare, io posso andare a letto col sorriso perché so che se si spacca qualcosa non era colpa mia. Ci sono tanti benefici per quello che è il testing, eppure, non giriamoci troppo attorno, il testing non è una pratica molto diffusa. Ma perché? Cioè, sembra una roba strana, perché comunque è una cosa che se la spieghi anche a qualcuno che non è prettamente tecnico, il test è qualcosa per fare in modo che se c'è qualcosa di rotto non rompe l'applicazione. Cioè, sembra una roba normalissima. Eppure c'è un po' questo alone di cosa del testing che sembra quasi vista come una cosa figa, una roba in più, una roba d'élite. Ah sì, il testing lo fanno solamente nei posti fighi, o il testing è una cosa in più, eccetera, eccetera. Io penso che un pensiero del genere sia veramente pericoloso, perché porta a pensare che il testing è qualcosa che dia la possibilità di fidarci del codice che stiamo scrivendo, cioè è pericolosissimo non prenderlo in considerazione come qualcosa di essenziale. Specie perché se questo non è essenziale e non è visto per tutta l'azienda come una cosa essenziale, non ci sarà investimento in tutta la parte di testing. Se non c'è investimento, le persone non potranno imparare a scrivere test e a utilizzare questa metodologia, utilizzare questo strumento, e le aziende, visto che non avranno persone che sanno fare test, non ne vedono valore, non ci saranno, e sempre, sempre più ci saranno progetti che non saranno coperti da test. Il test dovrebbe essere una cosa normale, ma perché non lo è proprio più nel concreto? Le scuse, bene o male, sono sempre quelle. Tantissime aziende poste dicono: sì, ci piacerebbe fare i test, però ci sono sempre questi però, costano troppo, non c'è tempo per farli, dobbiamo rilasciare.
non li sappiamo fare, e non li sappiamo fare è un giustissimo punto di vista, perché non è qualcosa che prendi in 5 minuti fai, è una cosa che va man mano va esplorata, e bisogna veramente capire anche proprio nella propria azienda come il testing può impattare, perché è una cosa come il deployment, è una cosa che è veramente molto legata alla propria realtà, ai propri prodotti, come interagiscono tra di loro. Quindi una soluzione che la prendi e la applichi in qualunque progetto non succede. Quindi c'è bisogno di apprendere alcuni tipi di competenza per poter poi decidere nel proprio prodotto, man mano, come poter decidere come fare certe cose. E un'altra cosa che viene purtroppo tanto, tanto sottovalutata è che il testing ha un grande valore di business. È una bella pratica a livello professionale per uno sviluppatore, cioè non deve essere una roba che è solamente figa per poter scrivere su LinkedIn che tu fai il testing, fai il test end-to-end, fai il TDD e questo genere di cose. Questo ha un valore intrinseco proprio nel valore finale che un'azienda può deliverare per alcuni motivi che adesso andiamo a vedere. Se una cosa è testata, vuol dire che se è in produzione, già rotta, non ci va. E questo può succedere per mille, mille motivi. Cioè, potrebbe essere che una roba funziona manualmente, è stata testata anche 100 volte, ma un minuto prima di essere mandata in produzione è stato fatto un cambiamento. L'ultima roba è stata cambiata, potrebbe generare qualcosa che distrugge completamente tutta quanta la feature, potrebbe anche tirare giù tutto quanto il sito. Ma ancora più grave è che si rischia di rompere delle cose senza accorgersi, quindi di fare delle regressioni. E magari queste cose non ce ne accorgiamo per tanto tempo. Vedete che abbiamo rotto una validazione di un form importante, ma di qualcosa che viene usato raramente. E magari questa cosa qui salva dei dati che non dovrebbe salvare, o li salva in un formato sbagliato, e ci accorgiamo mesi dopo che c'è stata una roba del genere. Queste robe qua iniziano a diventare veramente costose, sia a livello di debugging che a livello proprio di peso cognitivo, e sono cose che sono, tra virgolette, facilmente evitabili. Perché il testing in generale è proprio una di quelle pratiche che, se viene applicata anche poco alla volta, quotidianamente, veramente fa succedere delle piccole magie. Quando si spende gran parte proprio tempo a fixare bug dello sprint precedente, questa è una situazione che ho visto veramente troppo. Ed è veramente una cosa che spero di vedere sempre di meno in futuro, di vedere dei team che spendono tempo a fare uno sprint, a rilasciare feature, che poi devono per forza di cose tenersi tanto tempo dello sprint successivo apposta per andare a sistemare i bug di quello precedente. Ed è una cosa che in alcune realtà sembra quasi una normalità, ma non lo è e non dovrebbe esserlo. Non solo, anche quelle casistiche in cui all'inizio, magari all'inizio di un'azienda, il primo anno, i primi anni, bisogna fare qualcosa, bisogna fare una feature, una roba del genere, in pochi giorni, a volte veramente mezza giornata, si riusciva a fare qualcosa. Col passare del tempo il costo del cambiamento cresce in modo vertiginoso, e magari una roba che sembra banale, come il cambiamento di un campo da metterlo required a not required, magari una volta ci si metteva un'ora, dopo 3 anni di prodotto ci si mette 5 giorni, e bisogna fare meeting su meeting per poter capire che impatti ha una cosa del genere. E questo è proprio una delle cose che adottare testing automatico in generale è una roba che aiuta tantissimo. Quindi questo diagramma viene preso, qui in realtà c'è un pezzettino tagliato, perché questo mostra il costo del cambiamento per un'azienda che adotta metodologie agili. Però in realtà è una cosa che si applica benissimo anche al contesto del testing. Per cui all'inizio il costo è molto maggiore, perché devi settappare le cose, devi capire come fare il test, devi fare i test, e quindi quello che riesci a far mostrare all'inizio è diverso. Quindi sei qua, che quella blu è quando non stai facendo test, quindi all'inizio stai andando più veloce, ma poi il costo di cambiamento diventa sempre maggiore col passare del tempo. Quando invece riesci ad investire del tempo per fare in modo che all'inizio ti costa un pochino di più, ma poi questa cosa ti protegge per andare avanti, e il costo del cambiamento diventa sempre costante anche per il futuro. Questa è una cosa che si vede un pochino meglio in questo diagramma, che proprio fa vedere come c'è proprio questo bump iniziale di costo, ma poi il
l'effort che è richiesto per fare le stesse cose alla lunga si appiattisce, e a parte proprio la questione tempo, la questione rilasciare le cose più frequentemente, non avere bug, roba del genere, c'è anche proprio la questione psicologica delle persone, perché se passano tutto il loro tempo a sistemare problemi che si sono causati da soli, non è veramente bello, e avere la possibilità di farli fare più feature, più cose, e loro stessi sono più contenti quell'anno, l'anno, ovviamente è una cosa migliore. Spoiler alert, fare queste cose, implementare queste cose, non è semplice, o meglio, si impara a farlo semplicemente, solamente prendendo tante sportellate in faccia, perché come dicevo prima, il testing in generale è una roba che è veramente molto legata a quello che hai in azienda, perché certe robe sono molto costose o poco costose proprio in base a tantissimi fattori che sono dentro l'azienda. Quindi il mio consiglio spassionato è: prima si iniziano ad avere benefici, anche veramente fare solamente piccole piccole cose. Anzi, io veramente dico, iniziate a ritagliarvi, cioè, del piccolo tempo, anche poco più che potete ogni tanto, anche se dovete farlo di nascosto, fatelo. Mica che dite a qualcuno, sto facendo i test, oh, oddio, i test, butti via tempo, ah, oddio, ci abbiamo la consegna. Non dite niente a nessuno, gli fate i vostri test dopo. E vedrete che... Cosa? Altra citazione, i test li fai dopo. No, i test non li fai mai dopo, perché poi devi passare il tempo a risolvere i bug dello sprint prima. Quindi a lungo periodo, anche iniziare a fare delle piccole robe, ripaga, e questo tempo che hai guadagnato è tempo che puoi reinvestire in fare altre cose che magari non hai mai avuto il tempo di fare, proprio perché lo passavi tutto il tempo a sistemare bug, eccetera, eccetera. Ma da dove si inizia? Questa è una cosa abbastanza complicata, perché cosa è successo quando ho iniziato io ad addentrarmi e ad avvicinarmi un pochino al mondo del software in generale? Allora, io l'ho fatto per una questione più che altro personale di curiosità, perché cioè, il concetto di scrivere del codice che esegue dell'altro codice per vedere se è giusto, cioè, proprio mind blowing, cioè una figata, vabbè, capiamo. Però ha uno scoglio d'ingresso abbastanza ripido questo mondo. Perché? Perché ti avvicini e subito vieni bombardato da 10.000 acronimi, 10.000 cose, il BDD, il DDD, cos'è un mock, cos'è una spy, cos'è uno stub, cos'è un fake, cos'è un unit test, cos'è un integration test, cos'è un end-to-end test, e tutto un sacco di robe che sembra quasi che anche solo per fare qualcosa di semplice devi passare 2.000 ore sui libri e capire come si fa, ma specialmente come si fanno bene i test e tutto questo genere di cose. Io oggi voglio farvi vedere come è facile fare certe cose senza neanche sapere cosa state facendo. Oggi non voglio neanche che vi poniate il problema: stiamo facendo uno unit test, stiamo facendo un integration test, chi se ne frega, cioè l'importante è che si sta facendo una roba che si riesce a replicare, una roba che si capisce, una roba che ci dà subito del valore immediato. Poi il fatto di mettere delle etichette è una cosa che si può fare dopo per capire, ok, cosa sto facendo, posso dire che sto facendo questo o quest'altro. Perché dico questo? Perché la parte difficile del testing non è scrivere un test, perché basta prendere qualunque tipo di libreria che fa testing, si legge la documentazione, si vedono un po' di esempi, si fanno andare, li fai passare, ah, che figata, tutto verde, tutto rosso che diventa verde, eccetera. Ma il problema non è quello, perché poi quando si cerca di applicare queste cose all'interno di un progetto reale ci si trova un sacco di complessità, e proprio il punto è: ok, ma io nella mia applicazione cosa devo testare? E una cosa comune che succede a tutte le persone che si approcciano al mondo del testing, che non lo fanno affiancate già a persone che lo fanno già come una pratica, è che nel dubbio testano tutto. Quindi si provano a non testo niente perché non lo sapevo fare, a non so cosa testare, allora mi metto a testare tutto, 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 tutto. E devo dire che cioè, non è brutto come approccio, perché è veramente quasi tratta di una fase di sperimentazione in cui hai bisogno di capire cosa si può fare, cosa non si può fare, quanto è difficile fare una cosa, quanto un'altra ti crea poi dei problemi in futuro. Quindi sicuramente ha senso provare a fare diversi tipi di sperimentazione, roba che vi consiglio,
perché proprio vi fa capire poi quello che va a valore nella vostra situazione. Perché fare testing e capire come farlo è una cosa che si impara veramente prendendo tante, tante sportellate in faccia. Ed è una cosa inevitabile, a meno che proprio già avete già la fortuna di avere qualcuno che sa fare queste cose e vi guida per evitare di poter fare certe cose, il capire come fare certe robe, prenderete sportellate in faccia, ma va bene così, perché lo farete per il progetto, lo farete per l'azienda e alla fine della fiera sarà una cosa migliore per tutti. Com'è che vi consiglio di iniziare proprio lavorativamente una cosa del genere? Prendete un pezzo qualunque della vostra applicazione e iniziate a fare dei test end-to-end. Un test end-to-end, non voglio neanche andare troppo nel dettaglio, però è qualcosa che fa un ciclo completo di qualcosa. Per esempio, non so, se fosse un e-commerce, potrebbe una roba che prendi, la metti nel carrello, vai al carrello, fai acquisto, vai e fai. Quindi tutta la parte che farebbe l'utente. Quindi proprio fare quello che farebbe l'utente. Perché consiglio di partire da una parte del genere? Perché non c'è bisogno che il codice sia stato scritto in modo testabile, perché questo è una cosa che chi si approccia a fare testing ma non l'ha mai fatto, si scontra subito con questo. Se cerchi di testare il codice che non era stato pensato per essere testato, è veramente, veramente difficile farlo. Proprio perché non riesci ad applicare dei pattern particolari, non riesci a utilizzare certe librerie, eccetera. Quindi utilizzando uno strumento che interagisce, in questo caso utilizzeremo Cypress, che interagisce direttamente con il browser, non ci importa come è stato scritto il codice. Un altro beneficio è che di solito i test end-to-end puoi far vedere degli output direttamente alle persone che non sono tecniche, quindi puoi proprio far vedere che tipo di valore puoi fare con una roba del genere. Immaginate il vostro product manager o persone del genere che magari passano gran parte della loro settimana a cliccare in giro per vedere che le cose funzionano. E quando li fate vedere che si può automatizzare questa cosa e fare in modo che quando la roba smette di funzionare come si vuole, si riceve una mail, c'è qualche tipo di notifica, eccetera. E un altro super beneficio è che sono tante cose che sono veramente molto semplici da fare senza iniziare ad entrare troppo nel dettaglio della parte difficile di testing. Tra poco la demo arriva, ve lo prometto, ma il perché vi dico di iniziare con qualunque cosa, basta che si inizia, è perché bisogna capire quello che è per il vostro progetto il costo di fare testing. Ci sono molte cose che costano tantissimo e danno poco valore, che ne so, potrebbe essere testare che su tutti i device la mail ti arriva col font size giusto. Cioè, sì, ok, bello, ma potresti benissimo spendere quel tempo a fare una roba che ha un impatto di business molto più grande, del tipo controlliamo che il bottone per fare compra funziona veramente. Oltre a questo ci sono anche tantissimi test che costano poco e hanno tanto valore. Però è questa una cosa che si impara proprio conoscendo il proprio posto, smanettando con il proprio progetto e pigliando sportellate in faccia. Un'altra cosa da tenere in considerazione è che negli anni il costo del testing è cambiato. Questa è una slide famosissima nel mondo del software. È la piramide di test che dice, ok, tutto quello che sono test unitari costano poco, sono veloci, tutto quello che si sale è test integrazione, quindi che ha a che fare veramente con le cose che si parlano, che interazione utente, e così, sono lenti e costano tanti soldi. Quindi, notoriamente, da un sacco di anni, nel software si dice, ok, i test end-to-end sono notoriamente lenti e difficili da fare. Ma è davvero così? Perché comunque, qua stiamo parlando del 2012, cioè sono veramente cambiate tante cose. E proprio una considerazione importante che faceva notare Kenzie Dodds, che linkando proprio lo stesso articolo in cui veniva messo la parte di della piramide, sotto, nelle note, diceva questa piramide è basata sull'assunzione che questo tipo di test siano lenti, costosi e che siano poco affidabili, quindi che poco reliable. Quindi questo è uno dei motivi per cui era considerata una cosa da tanto costo, eccetera. Però con gli strumenti che abbiamo al giorno d'oggi questo non è più molto vero, perché
il costo di poter fare certi test end-to-end, adesso vediamo che non è tanto quanto ci si aspetta. Non solo, la sicurezza che ti possono dare i test end-to-end è veramente molto maggiore rispetto a quello che ti possono dare gran parte di altri test. Questo è un esempio lampante, puoi avere il Titanic in cui ti funzionano 100.000 ogni test, ma questo passa anche se la nave sta sprofondando. Questo non vuol dire che questi non vanno fatti, che non hanno valore, ma che nel complesso delle cose magari ha più senso rendersi conto che la nave non sta affondando. Anche questo è un altro esempio di cose molto comune. Ci sono due test che testano delle cose singolarmente, ma poi il fatto che funzionano bene tra di loro non viene testato ed è un problema. Bene, demo time. Allora, come abbiamo annunciato prima, utilizzeremo Cypress. Cypress è un tool per fare browser test automation in cui si scrivono i test in JavaScript. Quindi proprio scriveremo in JavaScript, in questo caso TypeScript, e diremo al browser di fare qualcosa. Cypress è un progetto open source e andiamo a vedere come funziona. Allora, come dicevo, è un progetto. Ma tu normalmente il font lo tieni così? Perché è piccolo e grande? Sì, no, è giusto, è bello grande, si vede molto bene. No, ho fatto apposta di metterlo così per il live coding. Ok, allora. Partiamo da... Ops, volevo fare vedere prima questo. Guardiamo cosa vogliamo andare a fare. Vogliamo testare un form per mandare dei feedback. Questo è il form di feedback di un progetto che sto facendo, lavoro.dev, e andiamo a far partire il progetto in locale. Ok, sta partendo sulla porta 3000. Cypress, adesso qua sono dentro una cartella end-to-end del mio progetto. Posso far vedere, fare yarn test e far partire Cypress. Cosa vuol dire far partire Cypress? In questo caso fa partire proprio l'applicazione, perché tira su un'applicazione desktop, quando lo fai eseguire, che va a prendere tutti quelli che sono dei file che sono stati dichiarati all'interno di una cartella. Cypress c'ha la sua cosa. Nella cartella integration, qua dentro ci sono tutti quanti dei test che possono essere eseguiti, quindi va e li vede. Facciamo vedere che cos'è un test di Cypress. Per esempio, in questa applicazione puoi creare degli annunci di lavoro. Quindi ho un test che verifica che questa cosa funziona. In questo caso, come prima cosa, ho fatto una chiamata a un employee particolare, per cui cancello il DB e lo riscrivo ogni volta, e queste sono tutte quante operazioni automatiche che vengono fatte direttamente nel browser. Come vedete, qua ha tirato su un browser, ha fatto cose, alla fine manda pure i confetti, e queste sono tutte operazioni che io non devo andare a fare ogni volta che modifico il mio form, per sapere che continua a funzionare, che continuano le validazioni. Qui, tra l'altro, qua ci fa vedere proprio step by step tutto quello che è successo e quello che ha cercato di fare. E come vedete, questo test è tutto verde, quindi è andato. E questa roba è veramente comoda quando parliamo di front-end, perché il fatto di avere veramente visuale certe cose ci permette di fare un debugging molto, molto importante. Perché provate a pensare a una situazione in cui, non so, avete un pulsante che cercate di cliccarlo, ma... E sopra c'è qualcos'altro, c'è un pop-up, c'è qualcosa, cioè senza vedere l'interfaccia di queste cose diventa abbastanza scomodo riuscire a debuggare questo genere di cose. Quindi torniamo al nostro codice, facciamo partire non questo qua, ma facciamo partire il test di feedback. Qua me lo metto qui per comodità, perché lo vedremo spesso. Allora, qua ci dice, guarda, non c'è nessun test. Infatti è questo qua, should send feedback. Allora, praticamente, se adesso vi facessi vedere esattamente l'implementazione di tutte le cose, questo diventerebbe un talk su come fare un feedback di form in React, che non è quello che voglio fare. Voglio far vedere quali sono le potenzialità di poter scrivere facilmente un certo tipo di test. E quindi faremmo
molto concentrazione su quella parte che è questa di scrivere il test di Cypress e normalmente vedo il test fallire e vado a fare l'implementazione. In questo caso abilito direttamente l'implementazione che ho già fatto per fare in modo che il talk sia più snello, vada più veloce. Quindi facciamo un piccolo riassunto. Quello che vogliamo avere è, partendo da una situazione del genere, quindi ci troviamo un bottone di feedback, vogliamo poter aprire questo bottone di feedback, questo pop-up di filter, per poterci interagire. Il mio mental model, quando faccio questo genere di cose, è proprio di andare a capire quello che sono i requisiti di una cosa del genere e iniziare già a scrivermi quello che è... Che so che voglio testare. Non mi pongo troppo problemi di come andrò a farlo o in che ordine andrò a farlo, se farò un test unico, farò tanti test. Proprio cerco di scrivere in italiano, in inglese, proprio quello che sono i requisiti che voglio andare a fare, proprio perché così mi aiuta a vedere che non mi perdo così in giro, che magari una cosa la voglio fare dopo perché adesso non la riesco a fare, eccetera, eccetera. Quindi proprio mi preparo per fare questo genere di cose. In questo caso, cos'è che voglio fare? Voglio testare che posso cliccare quel bottone con scritto feedback. Voglio vedere che si apra veramente un pop-up con dentro un campo di testo. Voglio fare una cosa molto comoda per la UX, ed è voglio che quando apro il pop-up sia già con l'autofocus, in modo tale che se tu, cioè, se clicchi il pulsante di feedback, probabilmente ci vuoi scrivere. E quindi già ti mette dentro il focus e quindi puoi scrivere direttamente. È una pratica molto comoda. Voglio che ci sia dentro un placeholder, così posso aiutare l'utente a far capire cosa stiamo facendo. Voglio che, se cerca di fare un invio senza scriverci il testo, gli arriva un messaggio di errore. Voglio anche che, se cerca di inviare senza aver selezionato un emoji di mood, sono queste qua. Adesso non si può vedere, però si può selezionare una faccina che piange, che ride, innamorata, per fare capire che tipo di feedback è. Poi voglio fare in modo che, se c'è un errore, si possa riprovare a mandare il messaggio, e poi voglio fare che, se viene inviato il pop-up, tutto quanto poi alla fine si chiuda. Bene, da dov'è che possiamo partire a fare una cosa del genere? Allora, Cypress, com'è che ci accediamo? Cypress mette a disposizione un oggetto globale che si chiama CI. CI ha diversi metodi che ci permettono di interagire direttamente con il browser che verrà aperto. Adesso non l'ho detto, però può funzionare con Chrome, con Chromium e con Firefox. Ci sono anche altri browser che stanno cercando di portare la compatibilità, per esempio anche Firefox è una roba veramente molto recente. E adesso stiamo usando Chrome. Quindi da qua ci avremo tanti comandi che ci permettono di interagire. Non solo useremo oggi robe native, ma utilizzeremo delle cose che arrivano da una libreria che si chiama Cypress Testing Library, che ci dà un sacco di utility, tra cui la prima che utilizzeremo oggi, che è proprio Find by Text. Che cos'è che fa? Cerca all'interno della nostra pagina qualcosa che abbia una stringa, in questo caso feedback, o una regular expression. Quindi possiamo fare feedback e facciamo case insensitive, in modo tale che non esplode se a un certo punto cambiamo a perché, solo perché, scapitalizza, roba del genere, che non vogliamo che il test fallisca per una roba del genere. Quindi possiamo fare questa roba qui. Adesso io faccio questo. Ho salvato, qua parte il test e fallirà. Perché fallirà? Perché giustamente mi dice, guarda, sto cercando qualcosa con il testo feedback, ma non l'ho trovato. Quindi a un certo punto lui va in timeout e non lo trova. Giustamente qua non siamo neanche in una pagina, quindi non potrà mai trovare una cosa del genere. Come facciamo ad andare a un URL specifico con Cypress? Semplicissimo, c'è proprio un comando che è cypress.visit, in cui gli diamo un URL. Questo URL è relativo al server su cui stiamo andando. In questo caso possiamo vedere dalla configurazione di Cypress che il mio base URL è localhost 3000, che è dove sta girando la mia applicazione, quindi slash sarà direttamente localhost 3000 slash. Quindi andiamo su slash. Qua fa un redirect a slash annunci, però è una cosa normale, perché è proprio di come funziona la mia applicazione. Qua riesce a trovare find by text, feedback, e lo trova. Grazie alla regular expression, nonostante F di feedback è maiuscola, riesce comunque a trovarlo. Però non ci stiamo facendo niente. Quindi abbiamo detto che una volta che l'abbiamo trovato ci vogliamo cliccare. Come lo facciamo? Bene, questo è un selettore, quindi trovo un elemento, non solo.
Se non lo trova, dice non l'ho trovato e si rompe subito. Se lo trova, possiamo fare in chaining alcune operazioni, tra cui in questo caso fare click. Unable to find an avenue with test feedback. Facciamo ripartire. Ok. Però cos'è che vogliamo vedere? Cioè, cos'è che deve succedere quando c'è un click? Quando deve succedere un click, vogliamo che ci sia qualcosa da vedere. Quindi vogliamo che ci sia che ci sia il pop-up che compaia. Quindi utilizziamo un'altra funzione che ci mette a disposizione Cypress, che questa volta è find by test ID. E vogliamo cercare una cosa che ha un ID di test, che adesso andremo a vedere cos'è direttamente dall'altra parte, che si chiama feedback text area. Ok, quindi adesso cosa succederà? Succederà che entriamo, andiamo, facciamo un click, lui a un certo punto si aspetta di trovare una cosa del genere, ma non succede. È perché normalmente questa roba, mentre sto sviluppando una roba del genere, la sviluppo anche man mano, perché quindi adesso vado a abilitare quello che è dall'altra parte per fare in modo che questo funzioni veramente. Quindi, allora, adesso ho cambiato il codice direttamente dal file, quindi adesso devo fare io il trigger a mano. E adesso ha trovato effettivamente questa cosa qui, adesso faccio proprio vedere, andando qua dentro, questo c'ha... tra l'altro questo devo cambiarlo perché dopo, ricordamelo Angelo, che dopo ci ucciderà un testo, questa roba qui, sto date test ID, però quest'altro... data test ID feedback area. Quindi questa utility che è find by test ID cerca un tipo di elemento che ha questo data attribute, che è una cosa abbastanza standard nel mondo testing JavaScript, quindi questo ci permette di andare a cercare robe facilmente con senza dei selettori particolari. Non solo è una cosa che è molto legata al test, quindi è difficilissimo che venga tolto o aggiunto per motivi che non sono legati al test. Un'altra roba che abbiamo visto prima è che vogliamo vedere che questa cosa qui abbia il focus quando venga aperto. Com'è che possiamo fare una cosa del genere? Con Cypress ci dà a disposizione per ogni selettore una roba che è should, e should c'ha dentro tantissime utility, tra cui have focus. Quindi quando viene eseguita fa query di questo elemento e poi controlla che abbia veramente il focus. Questa cosa è super interessante perché quello che stiamo facendo adesso, questa applicazione è scritta in React, ma potrebbe benissimo essere scritta in qualunque altra cosa, per cui stiamo interagendo direttamente con il DOM che viene generato. Qua si rompe perché, giustamente, qua vedete che questa feature non è stata ancora implementata. Allo stesso modo, se fosse un'applicazione vera, non sarebbe ancora implementata sta cosa, dovrei andare a scrivere il codice per poter far andare questa cosa qui. Ovviamente mi faccio guidare dal test in modo tale che appena la feature è veramente implementata nel modo corretto, è proprio il test che mi dice guarda, adesso riesco a funzionare, sto passando. E infatti, vedete, se apro è già focussato e posso scrivere. Però non mi fa scrivere. Perché? Allo stesso modo, perché è una cosa che non è stata ancora implementata, ma ci pensiamo tra qualche minuto. Un'altra roba che abbiamo visto prima, che volevamo, era la possibilità che questo campo avesse un placeholder, quindi una roba che per noi è importante, vogliamo fare in modo che possiamo testare questa cosa. Com'è che possiamo farlo? Allo stesso modo, utilizzando dei selettori comodi, in questo caso possiamo usare direttamente uno che si chiama find by placeholder text, quindi possiamo proprio andare a dire guarda, trovami nella pagina un elemento che ha questo placeholder. In questo caso, idee o possibilità per migliorare, il giro è sempre lo stesso. Va al test, questa roba fallirà perché non è mai stata ancora implementata, quindi dovrò andare a svilupparla. In questo caso siamo super veloci a sviluppare perché in un secondo siamo andati a fare questa cosa. Ok, in realtà anche qua niente di super complesso, stiamo comunque parlando di, questo è proprio il placeholder di un componente HTML, quindi come viene fatta questa cosa al test non importa, perché poi non importa come lo fai, l'importante è che l'output funzioni. Cioè puoi andare a farlo a mano, puoi fare che da un API chiama, gli chiedi dammi il placeholder, eccetera, eccetera. Ma in questo caso non è importante. Una domanda sulla parte ignorante su Cypress. Vai. Torno sul codice. Mi chiedevo se appunto di default fossero delle...
metodi sincroni, quindi non ritornano promise. Io parlo di click o find by o... Allora, questa è proprio una cosa di come funziona internamente Cypress. Queste cose, quando tu le esegui, quindi qua quando le chiami, non le esegui veramente, ma le metti in una coda che si gestisce lui internamente per fare in modo che queste cose vadano nell'ordine in cui tu veramente le hai scritte. Perché quando fai una roba del genere, tipo find by text, per come funziona il browser, cioè non è detto che è una roba, cioè l'hai subito, che so, può esserci in corso un'animazione, c'è cioè in corso qualcosa, e quindi lui internamente cerca di fare con un intervallo, di fare andare, cioè di vedere che questa cosa ci sia, quindi continua a cercare find by text, forse 50 millisecondi, però potrei confondermi con un altro tool, e a un certo punto ovviamente, non so, dopo tot secondi dice no, guarda, alzo le mani, vado in time out, non ho trovato quello che mi aspettavo, però generalmente non hai problemi del tipo è comparso un miliardesimo di secondo dopo. Okay. Comunque se tiene degli standard che sono sani, diciamo. Ok, grazie. Ok, la prossima cosa che stavamo cercando di implementare era che cliccando il bottone di invia faccia vedere un messaggio d'errore, perché in questo caso cliccheremo subito invia senza fare senza scrivere dentro del testo. Come possiamo fare questa cosa? Se hai find by text, invia, non importa se è un bottone, se è qualunque altra cosa, a noi ci interessa qualcosa che cerchiamo il testo, e questa è una roba importante, è un dettaglio che sembra una roba cattiva, ma in realtà non lo è. Perché voi direste, ma se io ci metto dentro il testo, vuol dire che il mio test è strettamente legato a cosa c'ho scritto dentro. Quindi direste, allora ha più senso che uso solamente degli id. Non so, uso id, bottone di invia, id o una classe o qualunque altra cosa. Però questo non è come un utente interagisce veramente in una pagina, perché se noi mettiamo due bottoni, ok? Uno che fa un'azione e l'altro che la cancella, e invertiamo le label per sbaglio, ma gli ID sono giusti, i nostri test continuano ad avere a che fare con qualcosa che un utente non farebbe, perché l'utente si fida delle label che trova dentro un'applicazione, e quindi finirebbe per fare un'operazione sbagliata, nonostante i nostri test continuano a passare. Ritornando alla cosa, abbiamo detto che quando succede che si fa invia o di una cosa del genere, voglio che ci sia un messaggio di errore. In questo caso lo faccio direttamente queste cose assieme, perché semplicemente che clicchi mi importa poco, non mi dà molto valore. Voglio vedere che quando clicco poi mi compare qualcosa che mi dice guarda, il feedback non può essere vuoto e stiamo usando una cosa nuova, should exist. Praticamente Cypress aspetta di vedere finché non c'è qualcosa con questa cosa. In realtà, ora che ci penso, per come funziona, non ce n'è neanche bisogno, perché basterebbe fare così e questo di default già aspetta che a un certo punto questa roba arriva. Quindi vediamo, praticamente al click di quello non succede niente, perché devo andare ad attivare l'implementazione di questa cosa qui. Fosse così semplice fare le feature veramente, sarebbe molto più semplice lavorare. Ok, perfetto. Vediamo cosa è successo. Questa volta finalmente ha trovato questo feedback di errore. Possiamo anche rifarlo manualmente. Comunque questo è un browser che possiamo completamente interagire e debuggare, eccetera, eccetera. Quindi feedback, se è vuoto, invia, mi fa il feedback non può essere vuoto. E c'è la possibilità di tornare indietro e funziona. Quindi vogliamo continuare il nostro test. In questo caso stiamo facendo tutto un flusso all'interno di un singolo test. È sbagliato? È giusto? Questa è una cosa che proprio dipende dal caso. A volte è impossibile fare delle cose molto separate, anche perché se prendiamo delle robe a spizziche e bocconi, magari anche lì è come se stessimo usando un tool per fare un test di flussi per fare test unitari. E magari vediamo le singole feature che funzionano, ma poi il fatto di avere la roba completa non funziona. Quello è un grave problema. Quindi in realtà è una pratica abbastanza normale avere tutto un flusso intero, perché comunque questo è quello che anche come utente finale tu andresti a fare come test, fare un test manuale. Allora, quindi vogliamo tornare indietro, quindi clicchiamo quello che ha pulsante indietro. Vogliamo essere sicuri che
la nostra feature di prima continua a funzionare, quindi quando ritorniamo dentro a testare vogliamo vedere che il focus funzioni di nuovo e vediamo che questa cosa sia giusta e che passi. Esatto, passa. Non solo, cioè non ho fatto neanche in tempo ad arrivare a guardare browser che aveva già fatto andare tutto quanto il test. Cioè, pensate quando state facendo dei test multiform che dovete fare 50 robe, mettere l'email, mettere le partite IVA, mettere le robe, quanto nel quotidiano ti può aiutare una cosa del genere quando scrivete 1000 volte la stessa cosa, anche solo mentre la state sviluppando, magari che dovete avere a che fare con la seconda pagina. Adesso voglio fare in modo di fare un submit veramente di questa cosa. Quindi uso un... cos'è che voglio fare? Voglio sempre avere a che... Mi vedi ancora? Sì. Ok. Anche adesso? Anche adesso vedi? Sì. Ok, mi era venuto un pop-up strano, non lo so. Allora, sempre col concetto di prima, quindi con un selettore trovo un elemento e poi ci voglio fare qualcosa, Cyber ci mette a disposizione una roba che è comunissima se dobbiamo fare qualcosa, che è proprio type, che ci permette di passiamo una stringa, in questo caso la nostra bella stringa ciaone, e vogliamo vedere che sia veramente messa all'interno del nostro form, perché già come abbiamo visto prima la roba era scollegata, quindi in realtà l'evento di type non funzionava a dovere. Come possiamo fare questa cosa? Prendiamo sempre questo selettore, usiamo un altro matcher che è should have value e ci aspettiamo che abbia esattamente il valore ciaone. Questo test fallirà e qua già ci dà pure delle informazioni più utili. Guarda, ci aspettavamo ciaone, ma ci è arrivata una stringa vuota. Bene, come possiamo andare a risolvere questa cosa? Andiamo ad attivare la feature di questa cosa qui. Quindi questo nel mondo React sarei andato a fare uno use state con un hook che teneva il valore, che attaccava l'onChange, tutte queste cose. Come l'implementazione non è importante, perché ci interessa che siamo andati a sistemarlo veramente. Qua è dove c'era, dicevo prima, del problema. No, in realtà no, non è lì. Facciamo partire il test e vediamo. Ok, perfetto. Come potete vedere, all'interno del nostro field ha veramente, ha veramente scritto ciao. Cioè, pensate se dovete fare tante, tante, tante cose. Adesso è una roba banale, però io lavoro, ce l'ho form che sono di 50 campi. Cioè, se devi provare Summit diventa dispendioso a livello di tempo. Cioè, ma pensate comunque la persona che sta lì a fare clic, 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 il developer lo state pagando, se siete un'azienda. Quindi, se lo fanno in modo automatico, è win-win per tutti quanti. Adesso, però, cosa vogliamo testare? Vogliamo testare che riusciamo veramente a fare l'invio. Eppure questa roba, come potete vedere, ancora non ce la fa fare, perché nei nostri requisiti c'era che se l'utente non ha selezionato un mood, di dargli un feedback visivo. In questo caso è così, no? Che trema e si spera che l'utente riesca a capire quello che deve fare. Com'è che si attiva sta roba? Vai in mouse over su questo elemento, selezioni una cosa, te lo fa, e poi puoi andare avanti. Com'è che possiamo fare una cosa del genere? Perché comunque... Cioè, se lo fai a mano, prendi, vai col mouse, vai su, quando inizi a fare automazione inizi a porti veramente certi problemi. Ma come faccio a fare quelle robe lì? Boh, muovo il mouse, gli do le coordinate, ma che coordinate gli do? Devo cercare qualcosa con la faccina, com'è che la cerco una faccina? Neanche che finché è così è ancora un emoji, ma quando c'era l'iconcina SVC cos'era? Boh, non si sa. Allora, com'è che possiamo andare a cercare queste cose? Allora, il concetto è sempre quello. Partiamo da un selettore, in questo caso non c'era niente a cui potevo agganciarmi, che fossero placeholder, che fossero valori, eccetera, quindi ho messo semplicemente un data test ID emoji picker, quindi andiamo a prendere quello che è l'elemento con cui vogliamo interagire e utilizziamo sempre la roba che ci mette a disposizione Cypress, che è trigger. Trigger ci permette, tra l'altro, grazie ai typings di TypeScript, ci fa vedere tutti i valori che sono possibili. Possiamo dire, guarda, vogliamo che tu fai un trigger di un evento di mouse over
sopra l'evento Emoji Picker, che è esattamente quello che farebbe l'utente. Non solo, vogliamo che quando succede, vogliamo anche che vai a prenderti direttamente il testo di quello che vuoi andare a cliccare. Quindi in questo caso era l'emoji, sta qua, quei cuoricini. Sono su Mac, ho fatto command spazio, command click spazio, che ti apre il pop-up del Mac dell'emoji. Una volta che l'ho trovato, cosa ci faccio? Voglio cliccarlo, perché l'interazione che farebbe l'utente. Tac! E finalmente ci abbiamo sia Cione che ci abbiamo la cosa presa direttamente, fatta tutta il nostro test. Finalmente facciamo un trigger del nostro form. Riusciamo a farlo? Vediamo, però non ci basta, perché vogliamo che ci faccia vedere che sia anche andato tutto a buon fine, perché il fatto che triggera, chi se ne frega, perché triggera cosa? Vogliamo andare a vedere che effettivamente ti faccia vedere che ci sia un grazie per il feedback. In questo caso non funziona, perché non è stato ancora implementato. Con le magie della regia posso andare ad abilitare queste cose. Facciamo ripartire un test manuale dopo che ho implementato la feature e bam, purtroppo qua va su e giù, non è comodissimo perché c'è lo schermo piccolino, però riesce a trovare il nostro testo grazie per il feedback e possiamo cliccare questo bellissimo chiudi. Vogliamo fare in modo che vogliamo controllare una cosa che non abbiamo ancora fatto finora, che qualcosa non esista, perché in questo caso noi vogliamo vedere che feedback pop-up, che è quello che è qua, non esista. Adesso ci stiamo, adesso c'è un typo, quindi in realtà sto test è un falso positivo, perché qua c'è dove date test ID e io sto dicendo guarda feedback pop-up non voglio che ci sia, infatti questo non lo troverà mai, però questo è un mio typo che grazie al cielo me ne sono accorto. Data test ID, adesso facciamo andare e adesso sta veramente facendo il test che ci interessa a noi, quindi che questa roba non ci sia. Ok, cos'è che possiamo fare oltre? Cos'è che ci interessa per poter dire che questa feature funziona, ci fidiamo veramente di quello che sta succedendo? Quando interagisci con delle API, delle cose del genere, adesso questo è un formettino abbastanza piccolo, però mettiamo un form complesso per cui devi fare delle validazioni particolari, devi fare dei mapping tra i nomi tuoi interni e quelli delle API. Una cosa che è veramente comoda da andare a testare è proprio che venga fatta una chiamata di rete a un endpoint che tu ti aspetti e che ci sia il payload dentro la chiamata di quello che ti aspetti tu. Questo si poteva fare con Cypress già dalle prime versioni, utilizzando un API che si chiamava CI Route, che tra l'altro vedete che qua viene stanghettato perché adesso è diventato deprecato dalla versione 6, una roba molto recente, quindi forse meno di un mese fa, perché prima bisognava fare tipo Cypress server, registrare delle rotte custom, che purtroppo ci aveva una limitazione che funzionavano solo con XHR e HTTP request. La nuova implementazione, che si chiama SAI Intercept, funziona con qualunque tipo di chiamata. E come primo parametro prende un URL matcher, che può essere un oggetto. In questo caso noi sappiamo che il backend ci ha detto ok, guarda, questa roba qua dovete poi mandare una post a l'URL che sarà, ok, slash API, in questo caso io lo so perché l'ho scritto io, e feedback. Questo funziona perché intercetta la chiamata fatta dal browser. Quindi possiamo fare questo genere di cose anche se non esiste veramente magari un endpoint ancora che risponde a questa cosa qua. Però noi vogliamo vedere, ok, ma la nostra parte, tipo tutto il nostro contratto tra di noi, che io poi ti mando una chiamata a questo endpoint con questo payload, lo posso testare? Assolutamente sì. Come secondo parametro prende
una funzione che, a cui verrà passata la request che viene intercettata, e a questo punto possiamo fare diverse asserzioni su quello che succede. Io mi sono fatto una mia utility, che adesso andiamo a vedere come funziona, per poter testare facilmente i body. Cypress internamente c'ha delle cose, ma non funzionano molto molto bene, perché quando devi fare comparazione di quello che è stato inviato con un oggetto, se mancano delle chiavi, è scritto sbagliato, eccetera, ti dice che sono diverse, non ti dà molti dettagli. Io ho fatto questa implementazione, che tra l'altro è una cosa che ho scoperto ieri che si poteva fare, ed è un po' una roba assurda, macumba. Praticamente ho scoperto che Jest, che è un'altra test runner, che internamente Cypress usa Mocha e Chai per eseguire certe cose, ho scoperto che il team di Jest, che ha una expectation library bellissima secondo me, prendono una parte di Jest e la pubblicano come standalone solamente dalla parte di expectation. E io sento, cacchio, ma se fanno roba del genere io posso sfruttare la loro libreria per fare qualcosa, cioè voglio solamente usare quella loro parte. Quindi sono creato sta funzione expect body, che deve fare una roba voodoo per fare JSON pass, JSON stringify, per togliere delle chiavi particolari, perché sennò non funziona. Però poi faccio uno expect to strict equal, che adesso andiamo a vedere cosa succede. Adesso praticamente, quando la nostra applicazione cercherà di fare sta chiamata esattamente a questo, verrà intercettata. Questa è una registrazione di quello che voglio che succede quando cerco una chiamata. Quindi la devo mettere prima che la chiamata venga fatta. Generalmente la metto in alto perché è più facile ricordarmi di una cosa del genere. Qua infatti è andato in errore, perché mi dice guarda, mi è arrivato mood, che è quello che abbiamo selezionato, e text, cioè non è che è quello che avevamo scritto noi, ma si aspettava altri due valori. Lo session ID e il visitor ID sono delle robe che mi servono per mergiare degli eventi, per vedere che arrivavano dallo stesso utente. Il problema è che questi sono dinamici, vengono generati random. Come possiamo testare una cosa del genere? Sempre sfruttando una funzionalità di questo qua di Just Expect, possiamo dire, guarda, cos'è che ci serve? Ci serve un session ID e ci serve un visitor ID. Non ci interessa cosa siano, ci interessa che siano delle stringhe. Quindi possiamo usare una funzione di Just Expect che si chiama any, che vuole un costruttore, any string, e noi possiamo dire, guarda, a me è importante che questo sia esattamente quello che ti ho scritto e questo sia esattamente quello che ti ho scritto. Ma gli altri bastano qualunque tipo di stringa. E così abbiamo fatto completamente un test end-to-end di questa cosa. Bomba. Non solo. Dai, faccio piccola roba, perché è una roba che verrà fuori sicuramente nelle domande dopo. Ma vuoi per rispondere a una domanda che ancora non ha avuto una risposta in chat? Ti chiedono se i selettori data test ID non debbano riguardare solo l'ambiente di test. Quindi la domanda nello specifico è, ma poi in produzione sono stampati nel DOM? Allora, cosa si fa? Dipende da come funziona un pochino la tua implementazione, però una cosa che è normale, che mi è capitato di fare a me, è di, visto che tanto che usi React, Angular, Vue, eccetera, tu passi comunque da un processo di build per fare, non so, con Babel da S6, S5 o da TypeScript a coso, in quel momento tu ti puoi agganciare e gli puoi dire, guarda, tutte le volte che trovi un elemento che matcha una proprietà del genere, tirala via. Quindi a build time puoi dire di togliere queste cose. Un'altra roba un po' più avanzata, perché a volte capita che è comodo avere in produzione queste cose, perché magari devi debuggare certi casi particolari, cose del genere, si possono creare delle build identiche di produzione, una col coso disattivato e una no.
e servi una o l'altra in base a dei parametri, non so, magari dei URL parameter particolari che il tuo web server può interpretare, fare cose ti dà una versione o l'altra, oppure dei cookie particolari e ti dà la versione con i data test ID anche in produzione. Comunque si possono togliere, quindi toglie peso alla pagina e tutto questo genere di cose. Generalmente si fa build time. Poi puoi anche fare robe voodoo che le togli nell'Nginx che fai replace string, puoi fare le peggio cose alla fine della fiera. È software, cioè mandiamo stringoni da una parte all'altra dell'internet. Ok, allora, intanto quanto siamo messi? Stiamo andando lunghi o ci siamo? Ok, 55 minuti. Dai, facciamo anche il secondo caso, tanto partiamo abbastanza da aver fatto tante cose. Quello che vogliamo vedere è che questa roba vada in errore e che possiamo fare, come si dice, che possiamo fare retry di questa cosa. Allora, adesso, visto che questi test sono lo stesso file, adesso voglio fare questa cosa qua, faccio it only in modo tale che non riesegue anche l'altro tutte le volte che lanciamo i test, così è un po' più snello anche lavorare tra di noi. Quindi partiamo da una base di partenza che è praticamente sono quasi tutte le cose di prima, perché vogliamo arrivare a fare questa cosa qui. Quindi facciamo un bel copia incollone, quindi vogliamo sempre navigare su quello, vogliamo cliccare su feedback, vogliamo vedere un paio di cose, vogliamo arrivare a un certo punto, cliccare tutto quanto e vedere cosa succede. Questa cosa purtroppo passa perché il nostro server funziona, però abbiamo gestito in modo tale che se c'è un errore di rete, un errore col server, il nostro server ci dice guarda, c'è stato un problema, non sono riuscito a registrare il feedback, eccetera, eccetera, dà una risposta con un parametro che è ok, false. E in questo caso noi potremmo reagire. Però come faccio? Cioè, devo spaccare il server per fare in modo di poter fare una cosa del genere? Assolutamente no. Possiamo fare in modo di utilizzare sempre l'API che abbiamo visto prima, che è CI intercept, che allo stesso modo va a fare intercept dello stesso endpoint di prima. Qui, ok, c'è una roba in più. E possiamo modificare direttamente questa cosa qua. Quindi questo, cioè, non arriva neanche al server. Lo stiamo intercettando prima. Possiamo, volendo, fare ogni genere di cose. Possiamo modificare la chiamata e mandarla veramente al server. Possiamo mandare veramente al server e fare delle asserzioni sulla risposta. O possiamo direttamente modificare la risposta. Quindi in questo caso non chiamerà il server. Intercetta e si manda direttamente per la nostra applicazione completamente trasparente, non gli importa, l'importante è che qualcuno gli ha risposto a questa chiamata di rete e andiamo a vedere cos'è che vogliamo fare in un caso del genere. Quindi noi vogliamo testare che quando andiamo a cliccare questa roba qui ci sia un messaggio che dice guarda, qualcosa è andato storto. Come abbiamo visto prima, sto should exist in realtà non serve perché questo fa già il check, va a vedere. Questo va spostato sopra perché va registrata prima che venga eseguita l'operazione della chiamata. Andiamo a vedere, sta roba qua fallirà. No, non fallisce perché in realtà avevo già attivato il coso prima, però c'è il coso di riprova. Quindi in realtà cos'è che vorremmo vedere? Vorremmo vedere che se questo va in errore, e facciamo riprova, cosa deve succedere? Cosa deve succedere? Deve poter andare, io voglio che la seconda volta che lo fa, deve funzionare e deve mandare il payload che ci aspettavamo che avrebbe mandato prima. Perché non si sa mai, magari nel riprova si cancella il form, perde delle cose. Vogliamo effettivamente vedere che il riprova funziona come ci aspettiamo che funzioni. Noi possiamo fare una roba del genere. Allora, modo vecchio come il mondo. Cioè, first request, se è la prima, facciamo una chiamata, modifichiamo la risposta in modo tale che sia reply false, poi cambiamo first request in false, quindi al secondo giro, quindi dopo che viene fatto il retry, verrà mandata quella vera. E qui sotto dovremmo, per essere proprio sicuri, potremmo fare il cambio di nuovo.
cioè il check di nuovo della chiamata per essere sicuri che viene mandato quello che vogliamo. Adesso dobbiamo aggiungere comunque il click sul riprova, perché finora non lo stanno facendo. Andiamo a vedere che tutto questo funzioni come ci aspettiamo. Grazie per il feedback, quindi vuol dire che è riuscito a fare tutta la parte di retry, ha fatto la chiamata come vogliamo. Andiamo direttamente a vedere qua della chiamata HTTP. Infatti vedete che qua mi sta rispondendo proprio con mock 53, questo qua, perché è quello che gli ho detto di fare io. Tra l'altro, per esempio, proviamo a non farlo questo. Proviamo a non modificare la chiamata. Vediamo cosa succede. Succede che continua a passare perché veramente adesso sta chiamando il mio server e il mio database e tutte le robe agganciate. E questo in realtà me l'ha registrata direttamente sul mio database di test. Un'altra roba che è molto comoda è proprio che il fatto che comunque tu stai lavorando in un ambiente Node in generale, quindi tu puoi fare quello che vuoi, hai accesso a file system, quindi infatti è una roba comune che tu potresti prendere sti file da, cioè potresti ritornare dei JSON di una risposta che c'hai degli altri file che ricarichi. Cioè tutte delle robe comode Cypress per fare in modo proprio di mandarti delle fixture intere, e tutto un sacco di cose interessanti. Io per esempio una cosa che faccio è non in questo test, però per esempio facciamo un test sui filtri. Ok, una cosa di annunci di lavoro, ci saranno dei filtri per poter mettere i tag, e come prima cosa di ogni test cancello completamente il database, perché anzi spawno un database in memoria per ogni test e ci metto dentro dei listing falsi, in modo tale che posso crearmi un ambiente completamente controllato, che io so che esisterà che esisteranno dei listing, degli annunci che hanno come tag queste robe qua. So che non ce n'è nessuno che non ce n'è più di uno che ha queste robe qua, so che non ce n'è nessuno che ha il tag front-end, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi proprio il cosa puoi fare è veramente senza limiti. Abbiamo visto che lo scrivere un test, cioè è una cosa che è molto logica, cioè veramente stiamo dicendo ok, fai questo, vai di là, senza avere tutta la complessità vera, perché la complessità vera è proprio quella di, ok, sta roba qua c'è, ma nel DOM arriva, c'è l'animazione, dopo quanto si vede, e scrivo questo, e il trigger della roba. Qua veramente in pochissime righe abbiamo fatto una roba solida, cioè sta roba qua, io mi fido che funzioni finché gira il test. Non solo, perché adesso l'abbiamo fatto sempre vedendo la roba grafica, ma possiamo anche farlo senza interfaccia grafica. Questo è assolutamente utile e indispensabile in ambienti di continuous integration, in cui magari non c'è neanche il socket di video o robe del genere. Quindi com'è che si può fare questa roba così? Adesso andiamo a vederlo. Possiamo... Ok, questo, sì, questo qua a destra è quello di Cypress, e tra l'altro ci fa vedere qua che intercetta tutte le chiamate, eccetera, eccetera, eccetera. E facciamo partire... allora, adesso c'è il problema che tutti i test sono verdi che passano, quindi non sarebbe esattamente un buon test. Quindi andiamo al nostro robo di feedback e cambiamolo. Quindi ok, ci aspettiamo che c'è questa stringa che non esiste. Andiamo a lanciare esattamente questo file qui. Questo viene fatto headless, che è la modalità di default quando fai eseguire una roba del genere. Adesso sta usando Electron 87, quindi in realtà è un Chromium in modalità headless, e bam, fallisce. E dice ok, il punto è, bene, ci fallisce una roba del genere in continuous integration, cosa mi può dire? Ciao, sono fallito? No, ti dà a disposizione screenshot di tutti quanti le robe che sono fallite, qualcuno è andato storto, e ti dà anche a disposizione un video di tutto quello che è successo.
Adesso lo metto in quest'altra quest'altra finestra. E questo è esattamente il video di quello che è successo nel running di questo test. Questo permette di avere una developer experience che è veramente, veramente potente. E questa cosa qui, cioè, funziona out of the box. Cioè, voi prendete il vostro progetto domani, installate Cypress, iniziate a fare. È una roba importantissima, che voi non avete bisogno di che sia un progetto che avete il controllo. Cioè, voi potete anche prendere un progetto qualunque che sia scritto in qualunque linguaggio, tanto voi, Cypress, vi date un URL e gli dite di fare cose. Quindi non deve neanche essere... Cioè, non devi avere controllo del codice che stai cercando di andare a testare. Adesso vi faccio vedere altre piccole chicchine che sono robe che uso io nel quotidiano per poter interagire con Cypress. Abbiamo visto prima che si possono mettere dei comandi. È anche facilissimo dare dei comandi custom. Per esempio, adesso c'è proprio CI. Se sei d'accordo, dopo questi ultimi esempi, facciamo progetto una slide per accogliere le domande, va bene? Sì, sì, assolutamente. Tanto anch'io ho un paio di robe da dire veloce e poi ho finito. Qua vediamo che io sto registrando un comando custom. Tra l'altro funziona pure con TypeScript, quindi find form error, che questo fa una roba particolare mia di come funziona la mia applicazione, che cioè come convenzione che tutti quanti gli errori hanno un ID con error nome del campo, questo che mi permette a me di fare mille asserzioni comode. Un'altra roba che sicuramente salterà fuori dalle domande, ma che magari lo anticipo, è che altri tipi di test, che altre robe puoi fare con Cypress. Una roba che io faccio, per esempio, è fare i test dei redirect. È una roba molto comoda, perché ho certi redirect, certe cose che, di pagine che vengono rinominate, cambiate, eccetera. Posto test URL, semplicemente è un proprio di una roba di Cypress, che controlla che l'URL dove sta andando sia corretto. E volevo far vedere questo di Heather, che è possibile andare a cambiare anche quello che è il viewport di, quindi si può fare simulazione di test di quello che normalmente faremmo in Chrome, perché adesso l'ho chiuso, lo faccio ripartire, che fa Yarn, che fa Cypress, che si apre. Ok, facciamo partire il test header, che sto test cosa mi controlla? Mi controlla il fatto che ci sia, guardate, su desktop faccia vedere quel pubblico un annuncio, mentre su mobile non c'è spazio, ho deciso semplicemente di non metterlo e metterlo poi da altre parti. E come ho fatto a fare questa roba qua? Cioè, più semplice di così veramente non si può. Cioè, proprio se hai viewport, addirittura ti fa l'autocompletamento per chiederti di alcuni device e scegliere che device puoi usare, l'orientation. Per esempio, abbiamo un iPad 2 al posto di quello, landscape, e l'iPad 2 in realtà sarà abbastanza grande da far triggerare il fatto che volevo vedere il pulsante pubblico annuncio. Giustamente il test fallisce. Ok, wrap up di tutta questa cosa. Torno alle mie slide, fatto perché qua sotto non va via. Quindi, piccolo recap e considerazione. Cioè, abbiamo visto che il costo iniziale di una roba del genere, cioè, fa ridere. Cioè, puoi prendere, fa una roba, ti guardi il tutorial di come setupare una roba del genere di Cypress e puoi iniziare a provare piccole interazioni della tua applicazione veramente con piccolissimo sforzo. È facile fare una cosa che normalmente è difficile, che è il controllo delle chiamate API, quindi moccare una chiamata, far ritornare quello che vuoi, poter far finta che ti ritorna qualcosa nonostante l'API non esista o cose del genere. Si può usare su sistemi che non controlli. Questa è una roba tra l'altro super comoda. Questa è una pratica molto bella se si lavora con sistemi legacy, quindi magari sei in una situazione in cui hai una roba che non è mai stata testata, è impossibile andare a scrivere dei test a livello di codice, perché è proprio spaghetti code, è un progetto schifoso. Una cosa che mi capita spesso di fare è cercare di scrivere più test end-to-end che posso, ma
anche test che fanno veramente schifo, perché magari è una code base brutta, quindi devo andare a prendere il terzo figlio di un elemento che ha come nome qualcosa che inizia con F, cioè delle robe vomitevoli, però non importa, perché se quella roba finché continua ad andare e man mano magari crei un progetto parallelo, una roba che andrà a sostituire questa cosa, se tu riesci a riprodurre una cosa in cui i test passano su entrambi, su certe robe, specialmente quando stai facendo una roba che magari non è un cambiamento di user facing, magari stai cambiando completamente la tecnologia, magari c'è la tua applicazione, facevi server side con PHP, hai deciso che ci vuoi mettere certi pezzi in view. Bene, tu potresti scrivere il test come funzionava prima, ti fai tutto il tuo sviluppo view, fai ripartire tutto, e se funziona vuol dire che le robe funzionano bene come volevi. Non solo, con quella roba qua dell'intercept puoi anche creare una specie di bolla intorno alla tua applicazione per intercettare tutto quello che esce dentro e studiare un sistema legacy, magari un sistema che vuoi cambiare, senza che fare casino. Quindi ti metti in situazioni in cui magari vai, giochi, fai, magari sono azioni che potrebbero essere distruttive, però tu le intercetti prima che escano, in modo tale che puoi avere completo controllo di questa cosa. Ovviamente non ci sono solamente pro, la voce sta andando via, però nonostante abbiamo visto che si possono fare emulazioni di device esattamente come verrebbero fatte tramite il DevTool dei vari browser, non è possibile fare test vero su device fisici. Qua siamo veramente limitati a browser desktop con emulazioni, quindi non può fare roba che, per dire, fa Selenium, però avete visto che con veramente due righe si scrivono cose che sono veramente, veramente forti. Sono più lenti di test unitari, ovviamente, cioè tutta la mia suite di test, se la facciamo girare, ci mette un po'. Però, cioè, quanto capita che c'hai bisogno di fare tutta sta roba qua? Normalmente lo fai fare in continuous integration. Mergi un branch, fai qualcosa, vabbè, qua si è spaccata perché non dovrebbero esserci immagini qua dentro, però veramente ci sono tante, tante cose che puoi fare con uno sforzo abbastanza basso, ed è assolutamente assurdo. Cioè, infatti qua semplicemente triggero e vedo che tutti gli errori di validazione siano quelli che mi aspetto. Dove sono le mie piccole slide. Bene, dove andare se volete sapere di più di questo mondo e tutte queste cose? Come vi ho detto, Cypress è un progetto open source, quindi potete andare a vedere la documentazione, vedere il codice come è implementato, eccetera. Vi consiglio di andare a seguire un po' di persone che sono molto in gamma e molto forte su questo argomento. Uno è Stefano Magni, lui è un Cypress Ambassador, e ha fatto una bellissima guida proprio di tool e strumenti e pratiche delle UI testing, quindi potete andare a trovare questo su GitHub, lui lo trovate come Noriste su GitHub, e Noriste sempre su Twitter. Kenzie Dodds è un'altra persona che assolutamente va seguita se vi interessano questo tipo di cose, perché intanto lui è creatore di React Testing Library, Cypress Testing Library, un sacco di altre robe molto molto interessanti nel mondo testing JavaScript in generale. Ha un bellissimo corso che parte proprio da cos'è un test da zero, non hai bisogno di sapere niente per entrare nel mondo del testing JavaScript. È a pagamento, ma vale tutti i centesimi assolutamente, e non solo, ha un approccio veramente molto bello, perché la prima cosa che ti fa fare è ti fa creare il tuo test runner e ti fa vedere come, cioè, cosa fa un test runner quando cerca di eseguire il tuo codice. Assolutamente quello lo consiglio. Un'altra persona da andare a seguire è Gleb Bamutov, che è VP of Engineering a Cypress, specialmente il suo blog, perché intanto manda un sacco di robe in anteprima che testa lui, tipo, io avevo seguito tutta la crescita delle API di Intersect, man mano, perché faceva vedere video, va molto nel dettaglio, comunque pubblica molta roba bella riguardo al mondo del testing, eccetera. Io vi ringrazio tutti quanti, è stato strano stare senza dei feedback, senza vedere le persone, senza poter ridere quando c'è una GIF, però è sempre un piacere venire a parlare con amici di Crafter, in questo caso con amici di TDD. Di Milano, e vi lascio con una richiesta, è una roba quasi mia personale, ed è proprio smanettate su questa cosa, cercate di introdurvi in questo mondo, perché scoprirete che avrete
un sacco di vittorie senza troppo... ma stai sharando tu o stai sharando io? Sto sharando io in questo momento. Ah, aspetta, c'è un'altra roba che volevo far vedere. Allora, aspetta, lo mollo subito. Aspetta, Tanto se avete visto l'urla in sovraimpressione, potete fare domande lì. Ok, volevo proprio lasciarvi con un invito, ed è veramente smanettate questa roba, imparate quello che vi serve per entrare a fare il minimo di queste cose, perché a livello vostro personale, a livello proprio di azienda, a livello culturale, è una cosa che veramente può cambiare tanto lo standard di come vengono fatte le cose. Avete visto che partire è abbastanza semplice e ognuno nel suo team può fare veramente la differenza in quello che è la cosa totale. A volte basta una persona che fa vedere ai propri colleghi che fare certe cose non è così difficile, non è così costoso come si pensa, che una buona abitudine si sparge veramente in modo efficace. Quindi vi prego, iniziate a testare, perché ne sarete tutti quanti più felici. Quindi, happy testing. Evangelisti. Vi lascio qualche link se volete trovarmi sull'internet. Qua sono i due podcast di cui parlavo prima, questo è un pochino più personale, questo è più tecnico, che faccio con il mio amico Costa. Come YouTube dicevo che faccio, ormai sono un po' di settimane che la domenica alle 3 con il mio amico Ludovico facciamo streaming di cose che non sappiamo, prendiamo qualcosa e diciamo ok, proviamo a farlo. E, tipo l'ultima volta siamo messi a smanettare con Prometheus, sempre con il nostro clusterino Kubernetes dei poveri, il Kubernello. E con questo ho finito veramente. Posso riprendere lo screen? Qui è tutto alla regia. Grazie mille. Intanto che raccogliamo le domande, adesso riproietto la slide. Ti voglio ringraziare perché è esattamente questo il tipo di talk che ci immaginavamo per TDD online, per TDD Milano online. Quindi davvero grazie, perché senza troppe spiegazioni hai colto nel segno. E ci hai regalato un contenuto di valore che, tra l'altro, voglio ricordare, sì, è stato in streaming, ma poi lo carichiamo comunque su YouTube. Tu riesci a vedere il mio screen sharing, Giaga? Yes. Tanto sono arrivate tre domande, cominciamo a rispondere. Cypress verso Test Cafe. Allora, Test Cafe è un altro tool che fa una cosa molto molto simile. Se devo essere sincero, Test Cafe l'ho usato veramente solo per fare il tutorial, ma non l'ho mai utilizzato veramente. Quindi non mi sento di soppesarmi per dire una cosa, una roba su cui non ho veramente esperienza. La marchiamo come risposta, sì, dai. Direi di sì. Quando rifattorizzi e pulisci la tua test suite? Allora, è una cosa che è molto... va molto a caso per caso, perché ci sono certe cose che ha senso astrarre, per esempio. In questo caso non ce l'abbiamo, però un caso comunissimo quando testi un'applicazione vera è che devi fare un login. Quindi... gestire magari con che utente loghi e tutto questo genere di cose. Lì sarebbe uno spreco che all'interno di ogni test c'hai 40 righe per fare vai su login, entra, salva, poi torna alla pagina, eccetera, eccetera, eccetera. Quello è un ottimo candidato per qualcosa che puoi rifattorizzare e portare a essere una roba riutilizzabile. Il quando lo faccio... esattamente, quindi magari ti riferisci un po' al concetto di red green refactor del TDD, normalmente lo faccio comunque sì mentre sto scrivendo il test. Comunque, quando è tutto verde, se c'è qualcosa che era bruttina o posso migliorarla, sicuramente lo faccio in quel momento. Se se la roba funziona ancora come mi aspetto, perché il refactoring è andato a buon fine. Anche del test. Ok, grazie. Tanto stanno continuando ad arrivare domande. Allora, sempre si può usare anche con BDD? Allora, non lo so. Non so se c'ha cose che ti permettono di scrivere con linguaggi propri del BDD per poi eseguire
Quello qua su Cypress non lo so, non ti so rispondere. Ti posso anche dire, non ne ho mai avuto bisogno, perché anzi è così semplice scriverli e sono così parlanti, cioè veramente roba in inglese, però hai veramente la potenza di un linguaggio di programmazione completo, quindi quando devi andare a mettere roba dinamica devi magari compilare il testo di forma prendendo da robe di esposte da qualcos'altro, eccetera. Quindi non lo so, anzi sono curioso, quindi se trovi la risposta a questa cosa falla sapere a tutto il craft e tutto il team di Milano. Grazie mille. Ma assumete? Ah, a chi? Se parli del mio progetto lavoro.dev, non assumerò io direttamente. Non assumerò io direttamente. Ma non paghiamo. Ah, come? Vabbè, io vado allora. Ciao. Ah sì, scusate, il fixo per la lingua è sempre bene chiamare il vero server. Allora, senza il fisso per la lingua è sempre bene chiamare il vero server. Ma allora, dipende cosa stai facendo. Ci sono cose che chiamarle veramente ha un costo vero. Cioè, monetario a volte magari, chiami dei servizi esterni oppure delle cose che sono idempotenti, non sono idempotenti. E in quel caso non ha senso chiamare server, vero? Io sono dell'idea che ogni volta che puoi è meglio fare esattamente la roba come lo farebbe l'utente. Infatti io tutto quello che riesco a fare, tipo in lavoro.dev ho centinaia e centinaia di test e sono tutti quanti con il DB vero, backend vero, perché cioè, avere le cose che sembrano che funzionano, poi va in produzione e non funzionano, mi fa morire, specialmente se è una cosa che è nata come un mio side project, mi scoccia veramente tanto mandare una roba online che poi si spacca. Quindi assolutamente, ove si può, io sono sempre per fare tutto il giro completo. Per il fatto di fisso delle lingue, anche lì dipende tantissimo da come è implementato il tuo sistema, di come decidi come fare le lingue, no, se c'è nei front-end, se c'è nel back-end, se fai service rendering, questo genere di cose. Anche qui, ritorniamo un po' a quello che dicevo prima, ogni progetto è veramente un'avventura, capire come testarlo, perché c'hai dei constraint diversi, a volte legati alla tecnologia, a volte al team, a volte a tante cose. Vado avanti. Riguardo a Drolin, dato che va fatto sempre in app tipo dashboard, sì, di mattina a sessione, tra i vari test, nel caso come? Oppure fa login ad ogni test? Allora, dipende, se dipende proprio dal test. In genere, a me piace farli completamente puliti, quindi fare in modo che ogni test vada proprio a fare login e mettere dentro questa cosa. È talmente veloce, cioè a volte si parla di 1, 2, 3 secondi a test, che nel grande numero delle cose, tutte quante robe, preferisco fare una roba pulitissima. Si può anche non forzare questa cosa. Quando facciamo il visit dentro Cypress, se usiamo dei URL relativi, mantiene la sessione. Se utilizziamo degli URL assoluti, carica di nuovo la pagina ed è come se fosse di nuovo. Ma io comunque per ogni cosa parto da zero, faccio login e vado, per la mia sanità mentale, perché non voglio che ci siano cose che rimangono sporche, che poi sono anche difficili da debuggare, che in una situazione reale non esisterebbero. Hai usato sempre anche in ambito design system? Se sì, come ti sei trovato? Allora, io ci ho fatto qualche esperimento, ma non l'ho mai usato tanto. Però so di colleghi e persone che hanno fatto questa cosa, quindi usare Cypress su Storybook. Quindi alla fine della fiera, Storybook in sé espone un web server, espone un sito con il suo URL e le sue cose, quindi si può fare assolutamente sì. I 18 anni di internazionalizzazione, anche qui, come dicevo prima, è una cosa che è strettamente legata al progetto. Quindi, cioè,
si può fare tutto perché comunque siamo all'interno di un contesto JavaScript, quindi puoi programmarti ogni soluzione che è comoda per il tuo caso, ma non ci sono delle soluzioni che funzionano in tutte le non sono delle soluzioni che funzionano in tutte le situazioni, perché è una roba strettamente legata all'implementazione questa. Cyberpunk, prendi a testare Vulpix, non so cosa sia Vulpix, magari se riesci a scriverlo. Esatto, un'altra domanda al volo. Aspettiamo un minuto intanto. Intanto cerco Vulpix testing. Comunque io ho notato che ultimamente, insomma, nell'ultimo anno e mezzo, quasi due, come libreria è maturata parecchio Cypress. Anche dal punto di vista non l'ho quasi mai usata, solo per provarla, però mi pare che alcuni helper per fare la selezione degli elementi prima non ci fosse. Sì, assolutamente. Anzi, io stesso sono passato da cerco di fare tutto quello che posso a livello unitario a testare i componenti React, eccetera, eccetera, per evitare di usare Cypress che era più lento. Ho smesso di fare questo approccio in molte cose, almeno per quello che è roba di libreria, roba così, continuo a usare entrambi gli approcci. Comunque, cioè, in base al problema, adotto tipologie di test diverso. Ma mi sto ritrovando sempre più a dare priorità direttamente a scrivere la roba con Cypress. Motivo numero uno, debuggabilità. Debuggare certe cose quando non le vedi, mamma mia, che disastro se c'è di forma di 300 elementi che fanno cose, diventa veramente, veramente difficile. Invece, cioè, se una roba la vedi a colpo d'occhio, Beh, certo. ah, questo non dovrebbe succedere. Guarda, mi ricordo di quando lavoravo in una precedente azienda che avevamo a che fare con form enormi quotidianamente, soprattutto poi erano form che apparivano in maniera condizionale, quindi blocchi di form dovevano esserci solo se alcune selezioni erano state selezionate. Non applicavamo test con Cypress, sicuramente, e infatti erano sempre pieni di problemi. Va bene, Giaga, senti, la precisazione non mi pare sia arrivata su Vulpix. Quindi ti ringrazio ancora. Rimanete ancora con noi 2 minuti per qualche annuncio e poi vi lascio andare alle vostre cene. Davvero, grazie mille, Giaga. Poi io e te ci vediamo sabato. Ottimo, no problem. Una bella pizza. Anzi, dai, già che ci sono, te la butto lì. Posso spiegare un attimo cosa sarà lavoro.dev? Ma vai, sì, dai, hai bisogno di sharare ancora? Sì. Vai. Allora, no, non voglio fare la marchettata, Dai. però cosa sarà lavoro? Sto vedendo? Sì, stai vedendo. Cosa lavoro.dev? Sarà proprio una piattaforma di annunci in cui la cosa centrale è veramente fare delle robe che siano utili, perché non ce la faccio più di vedere che il recruiting di aziende che sono belle e fanno fatica a trovare gente che è competente, che gli viene voglia di morire piuttosto che cambiare lavoro. E uno dei motivi, secondo me, è perché proprio gli annunci fanno vomitare. Non c'è scritto quello che è importante, tutto questo genere di cose. Quindi con questo progetto voglio proprio andare a dare attenzione a tutte quelle cose che normalmente non vengono prese in considerazione, per far vedere cosa è importante. Partirà la parte di benefit, la parte di cosa fa veramente l'azienda, quali sono lo stack tecnologici dell'azienda, come è composto il team, due front-end, tre back-end. Voglio andare in un'azienda con 10 sviluppatori, con 100? Bene. Che pratiche vengono adottate in queste aziende? Vengono fatte one-to-one, vengono fatte retrospettive, vengono fatte per programming, tutte cose che sono molto importanti. Cioè, a me, quando vado a vedere l'annuncio di lavoro, mi trovo 150 righe di siamo belli, l'azienda fa questo, ma poi non c'è scritto, cioè, quali sono i valori aziendali e quando se inizio a lavorare da voi, su cosa andrò a lavorare? Andrò a lavorare su una roba interna, esterna, user facing, roba no. Quindi volevo dare proprio più visibilità a queste cose, quindi anche tutta la parte di cosa è veramente indispensabile, cosa no. La seniority veramente qual è? E
e anche informazioni riguardo al Quitting Steps e tutte altre varie cose, la formazione. Quindi in queste aziende sono possibilità, vengono fatti gruppi di studio, vengono fatte talk interni, robe del genere, sono tutte robe che sono informazioni che hanno un valore gigantesco per la persona che sta cercando una cosa e decide, cioè decide subito, ok, sta roba mi interessa o non mi interessa in base alle informazioni che ci sono. Cioè, se non ci sono, ciao. Sono mesi che dico sarà online a breve, ma a breve non arriva mai perché ci sono sempre cose da sistemare e altre cose, però arriverà veramente a breve. Grazie Angelo di avermi fatto fare la mattina. No, grazie a te che ce l'hai mostrato finalmente, perché io ragazzi no, è un anno che ne sento parlare, è un anno. Tra l'altro purtroppo mi sono anche dimenticato di andare a togliere la cosa, quindi vediamo se c'è gente che sta andando. Andiamo a vedere nel mio serverino Kubernetes se c'è gente che sta andando a vedere. Space, group system. Ma intanto, Giaga, hai pensato a qualche tipo di integrazione con altri sistemi di pubblicazione di annunci di lavoro? Ad esempio, Breezy, che lo usano per pubblicare sul sito aziendale, pubblicare su LinkedIn. Un target potrebbe diventare... Arriveremo a fare cose interessanti. Non solo, zio. Ti direi anche... Forse ne avevamo anche già parlato. La valutazione del commute, della qualità di commute, per quando... torneremo a lavorare in ufficio, insomma. Yes, ci sono tante cose molto interessanti, ma in realtà sono anche molto contento di poter provare, sperimentare tante cose direttamente. Ti sei divertito? Persona. Tutto, no? Mi sono divertito, ho imparato tantissimo, anzi voglio continuare a fare certe robe open, in the open, quindi farò nelle prossime settimane, voglio fare un po' di diversi live streaming in cui sviluppo lavoro.dev. Chi vuole venire a darmi una mano, supporto morale o farsi una chiacchierata o vedere come ho risolto certi problemi, può andare sul mio canale YouTube, iscriversi. E potrebbe essere anche un'idea per rivitalizzare online l'Open Source Saturday. Guarda, quello che sto facendo con Ludovico, che dicevo prima, che ci vediamo ogni settimana, facciamo live streaming di cose, per me è l'Open Source Saturday che è rinato. Veramente mi fa tantissimo piacere questa cosa. No, cioè, si può anche sfruttare poi situazioni, non so, si Visual Studio Code, come gli IDE IntelliJ, scusami, gli IDE JetBrains, che hanno quelle possibilità di coding collaborativo, contemporaneo, che potrebbe assomigliare a qualche, diciamo, pomeriggio dell'Open Source Saturday. Va bene, dai ragazzi, non vi tedio ancora, vi dico solo che giovedì abbiamo un altro meetup, per questa volta con la community Craft & Software, dove parleremo di Lambda Calculus, sia fatto con JavaScript, sia con TypeScript, sarà, diciamo, un ibrido, e sarà con noi Enrico Piccinin da Thoughtworks. Quindi sarà un talk di assoluta qualità, non sarà sempre una lezione frontale, anche se ci vediamo su Zoom e non su Twitch o YouTube. Abbiamo ancora... Adesso raccogliere i feedback, che anzi vi chiedo se volete scriverceli sulla pagina di LinkedIn, via email o quant'altro, farli avere a Giaga per migliorarci per insomma, i prossimi appuntamenti, che ci piacerebbe fare sempre di più in questo formato di streaming che vedo che ha generato abbastanza interazione. Su YouTube. Così per curiosità. Sì, assolutamente. Vi rubo ancora un po' di tempo per dirvi che Craft & Software è una community, ma è anche un'associazione no profit senza scopo di lucro. E quindi se avete intenzione di contribuire alla nostra mission, che vi ricordo è Foster the Software Engineering Culture, potete farlo in qualsiasi modo. In realtà però per farlo veramente in maniera attiva, una via può essere quello di diventare soci. La nostra quota associativa è di 20 euro, durerà per tutto il 2021 ovviamente, e se volete vi aspettiamo per dare vita a tante nuove iniziative che presto vedranno la luce nel 2021. No, niente, non ho la possibilità di fare la raffola in questo meetup, mi spiace aver mostrato la slide, veramente sono imbarazzatissimo. Vi ringrazio a tutti, per chi c'è ci vediamo giovedì o con Giaga sabato a pranzo in pizzeria.
Ciao Gianluca, ciao. Buona serata. Ciao, ciao, ciao.